cosa voglio dire? Per esempio, se diciamo, che ne so io, elimino tutti i rapaci, vedete qua le api, ecco, allora aumentano, per esempio, aumentano i rettili, aumentano anche altre forme di mammiferi, come le represse, i topi, le articole, eccetera. Ecco, allora come. Perché? Perché è chiaro che c'è tutto questo rapporto di preda-predatore che rende queste piramidi funzionali. Questo si può osservare sia in ambiente marino, sia in ambiente terrestre, e poi qui questo grafico l'ho messo per far capire che nel passaggio da un livello a un altro diminuisce l'energia, quindi diminuisce il numero degli individui. Oh, la biodiversità è poi importante anche per un altro fatto, perché è una fonte di materiale di studio che permette di avere conoscenze fondamentali per capire i meccanismi anche di attività utili all'uomo. Si parlava prima di fonti alternative di energia, ci sono degli studi che utilizzano le alghe proprio per creare degli impianti fotovoltaici per ottenere energia. Naturalmente, se io avessi un ambiente inquinato non avrei le alghe, e quindi naturalmente tutto questo salta. Poi la biodiversità è importante perché conservare la flora è importante sia per fini alimentari che medicinali. Adesso non voglio trattenere più di tanto, ma insomma è noto che molti dei cibi attivi, di cibo bioattivo, azione curativa, si ricavano proprio dalle piante, e quindi se noi distruggiamo questo patrimonio noi perdiamo appunto questa necessità. Per esempio, ci sono delle piante che forniscono appunto questi principi per patologie serie come il cancro, la leucemia, l'Alzheimer, eccetera, eccetera. Senza andare a questi problemi, ecco, qui io ho rappresentato tre piante ad azione curativa, che sono il mirtillo, che sono la genziana maggiore e che è il verbasco. Perché ricordo il mirtillo? E anzi, invito soprattutto voi ragazzi a consumare le piante che sono ricche di queste antociane. Le antociane sono pigmenti colorati delle piante, quindi quando voi mangiate la frutta che è di colore arancione, di colore violaceo, quelle sono antociane, hanno un'azione antiossidante, quindi se ci sta un frammento, un radicale cellulare che potrebbe cominciare a far impazzire qualche cellula, quindi essere rimorso dei tumori, queste sostanze antiossidanti lo bloccano e lo fanno precipitare. Caso particolare poi qua del mirtillo, ma vale anche per il ribes, vale anche per tutto, cioè devono avere questo colore, questo rafforza la visione, perché sono molecole che sono i precursori della rodopsina che sta nella retina. Quindi vi invito a mangiare proprio le marmellate, la frutta, che ha l'uva per esempio, rientra in questa categoria, sugine, ecco, tutto questo. E pensate un po' che durante la seconda guerra mondiale i piloti mangiavano molti mirtilli perché acuisce soprattutto la visione notturna, proprio per quello che dicevo. Cerco di andare rapidamente. La biodiversità poi ecosistemica soprattutto è quella che come dire rende vivi e vitali, e quindi belli i paesaggi che servono sempre a questi spazi naturali. E quindi ecco allora l'istituzione di aree protette, turismo ecocompatibile, eccetera eccetera. Poi c'è una biodiversità che non conosciamo. Voi dovete pensare che le piante che sono censite dalla scienza sono, qualcuno dice insomma, da 400 a 500 mila specie, e invece si stima che queste possono essere anche dai 5 ai 10 milioni. E quindi praticamente se noi distruggiamo un
ambiente naturale, soprattutto quali sono gli habitat più ricchi di questa biodiversità? Sono le barriere coralline, gli estuari dei fiumi, le foreste tropicali. Ecco, noi perdiamo la possibilità di conoscere delle piante potenzialmente utili e quindi le perdiamo in modo irreversibile. Quali sono le minacce della biodiversità? Se vado oltre il tempo, smetto, perché sono i cambiamenti nella concentrazione dei gas serra, l'anidride carbonica, l'ossido di carbonio, il metano, eccetera, eccetera. Sono principali responsabili dei cambiamenti climatici che venivano ricordati anche poc'anzi. Poi un'altra causa sono l'inquinamento delle matrici ambientali. Cioè, che cos'è la matrice ambientale? È il substrato su cui si esplica un certo processo, quindi l'acqua, l'aria, il suolo, l'ambiente luminoso, l'ambiente sonoro. Poi vi è il problema che una minaccia data dall'inquinamento del suolo in senso generale, eccetera, eccetera. Come si presenta allora la biodiversità? Perché non è un fatto, come dire, così di entusiasmo individuale, è un fatto che interessa tutto il mondo. Allora l'Unione Europea ha prodotto una direttiva habitat, che è un po' il punto di riferimento di tutti gli interventi ambientali. Ecco, la direttiva habitat mira alla conservazione delle specie e dei loro habitat. Gli stati membri devono individuare delle zone speciali di conservazione. È stato fatto anche in Abruzzo e prima di dire quali sono un po' i risultati, vi do un po' di indicazione che cosa sono queste direttive habitat. La direttiva habitat individua degli habitat prioritari. L'habitat è il luogo dove si manifesta un certo processo biologico, quindi l'habitat è il fiume, è la parete rocciosa, è la cosa. Se voi eravate i miei studenti dell'ultimo posto, già vi avevo cacciato. Allora, i principali habitat sono questi che ho indicato. Ve ne mostro qualcuno. Per esempio, vedete il fiume Comano, che ha un flusso intermittente, è un habitat prioritario. Dice, ma sta così vicino, ma perché tu lo devi vedere a livello europeo. Quindi questa particolarità, per cui a un certo punto, diciamo così, si presenta in questo modo, i pascoli aridi ricchi di orchidee sono degli habitat prioritari. Anche per esempio qua le scogliere, le dune marittime, eccetera, eccetera. Ecco. Poi sono habitat che si trovano nei boschi e quindi vi do un po' l'idea della ricchezza di questi habitat, che sono in questo caso riferiti alla nostra regione. L'Italia ha ratificato la Convenzione sulla diversità biologica e sta facendo delle iniziative, senza andare a quelle passate, vediamo quelle che diciamo riguardano i prossimi decenni. Per cui c'è un obiettivo strategico che entro il 2020 deve garantire la conservazione della biodiversità intesa come la salvaguardia degli organismi viventi. Qual è il risultato? La istituzione dei SIC, siti di interesse comunitario, di cui si parla il giornale, si riempie la bocca, però nessuno sa poi più o meno che cosa sia. Ecco, sulla base di questa direttiva habitat, mi permetto di citarvi, siccome li ho coordinati io, quindi so anche i dettagli. Ecco, allora sono stati fatti questi formulari standard dell'Unione Europea, sono stati individuati dei territori dove la presenza di questi atti prioritari è piuttosto rilevante. Ecco, e qui ne vediamo due, vediamo per dire il sito SIC costiero di Punta Terci, vediamo il sito costiero qua del Gran Sasso. E questa è la cartina del Ministero dell'Ambiente che ha accettato, quindi ha fatto pubblici, ha reso anche obbligatori
Sì. Quindi vediamo qualche altro. Ecco, allora, come può essere tutelata questa biodiversità? Attraverso lo studio di impatto ambientale, attraverso la valutazione ambientale strategica, attraverso un sistema di aree protette. Ah, io adesso non è qui nell'ambiente né il caso di parlare dell'impatto ambientale, ma sul giornale si legge spesso, però voglio dire che l'Unione Europea ha delle aperture su questo studio di impatto ambientale, perché altrimenti non si potrebbe fare niente. Quindi quando c'è un motivo imperante di rilevante interesse pubblico, anche se noi ci troviamo dentro un parco nazionale, si può fare un intervento. Ecco, le riserve naturali sono quelle che conosciamo tutti quanti, i quattro parchi che abbiamo in Abruzzo, di cui tre nazionali. Il parco storico è il parco dell'Abruzzo e Lazio, Parco Nazionale d'Abruzzo, Parco Nazionale Gran Sasso della Lana, della Maiella e poi il Parco Regionale del Bellino Silente. Poi ci stanno delle leggi che tutelano la biodiversità, tra cui l'ultima, e questa pubblicata in Gazzetta nel 2006, che fa riferimento alla Strategia Nazionale della Biodiversità, questa addirittura del 2011. Concetto di sviluppo sostenibile che è stato anche un po' accennato, che è la conseguenza un po' dei fatti di Rio, della conferenza di Rio, abbiamo qualche minuto. Ecco, lo sviluppo sostenibile realizza un po' un equilibrio delle tre: ecologia, equità, economia. E qui tutte le belle cose che sono state dette, e quindi vado molto rapidamente, perché volevo invece soffermarmi più a un aspetto educativo. Qui avevo messo queste slide per dimostrare perché l'Abruzzo è un territorio di elevata biodiversità, però non ci abbiamo tempo, quindi lasciamo perdere. Volevo solo dire che se noi ci portiamo appena a 12-13 mila anni fa, quello che era l'Adriatico non esisteva. Vedete qua il Po scendeva quasi a livello del centro adriatico. In un momento addirittura c'era una terra tutta continua tra il Gargano e l'Illiria, la penisola balcanica, e quindi qui ci stavano delle pianure acquitrinose, ed è il motivo per cui nell'Adriatico c'è tutto sto metano. Ecco perché c'è, perché c'erano delle pianure acquitrinose appena fino a 12-13 mila anni fa, nell'ultimo quaternario. Questo nel bene e nel male, ombrina o non ombrina, permettendo. Quindi ricchezze di biodiversità, chiudo con questa cosa. Questo abbiamo ricordato il cantico delle creature, ma a livello mondiale sono due i documenti importanti che sottolineano i valori anche comportamentali. Uno è dettato da un capo indiano che era, eccolo qua, ma come potete comprare o vendere il cielo, il colore della terra? Ogni parte della terra è sacra al mio popolo, ogni alice, ghirlande di pino, eccetera, eccetera. I fiori profumati sono nostri fratelli. Poi vedete, questa terra per noi è sacra, l'acqua scintillante dei fiumi, l'aria è preziosa per l'uomo, poiché tutte le cose partecipano dello stesso respiro. L'uomo bianco deve trattare gli animali di questa terra come fratelli, e così via. E dov'è la boscaglia sparita, dov'è l'aquila? E poi alla fine chiude: noi sappiamo una cosa sola, che il nostro Dio è lo stesso Dio, questa terra è preziosa per lui, anche l'uomo bianco non fuggirà al destino comune. Può darsi che